l'Italia, e non solo l'Italia, sta vivendo un momento di profonda crisi, crisi che chiaramente si riversa maggiormente nelle piccole realtà. Caltagirone, pur non essendo una piccola realtà, sta comunque vivendo il problema, vuoi per la mancanza di risorse economiche, per la mancanza di occupazione. Siamo assieme a Don Francesco, con lui cercheremo di capire quali sono i disagi e le difficoltà di dei quartieri, attenzionando in modo particolare il quartiere della Madonna del Ponte. Ma prima di entrare nell'argomento, Padre Francesco, lei è da più di un anno circa parroco. Ci racconta un po' questa esperienza, l'emozione di ricoprire un ruolo di questo genere? Sì, sono qui parroco dal mese di luglio, anche se prima avevo fatto un'altra esperienza come vicario parrocchiale. Ecco, essere parroco in un quartiere come la Madonna del Ponte è esaltante certamente per la storia, il vissuto, per il santuario, per il luogo che custodiamo dal 1572, perché qui è apparsa la Madonna, ma sempre, ecco, questo quartiere, questo rione, ecco, mantiene la caratteristica di essere povero, perché Maria si manifestò qui nel 1572 ai più poveri di Caltagirone, anzi qui eravamo fuori le mura di Caltagirone del 1500, e ancora oggi questo quartiere mantiene questa conformazione di povertà, non solo economica ma anche sociale. Certamente però, come allora, la presenza di Dio, la presenza della Vergine Maria, ecco, ci fa andare avanti, ma soprattutto ci sostiene in questo cammino. Uno dei suoi progetti è quello di rilanciare il santuario della Madonna del Ponte in santuario diocesano. Cosa ci dice in merito? Sì. Dal 15 agosto 1987, per volontà di Monsignor Mondello, questo è il santuario mariano diocesano, perché ha visto anche la Madonna del Ponte pellegrina della diocesi per ben tre volte lo scorso anno, per volontà del Vescovo Peri. È un santuario molto frequentato da pellegrini, soprattutto di fuori, soprattutto da diocesi come Agrigento, Messina, Catania, e forse poco conosciuto dalla città stessa. La nostra volontà, la volontà anche dei miei collaboratori, è farlo conoscere soprattutto alla città e riscoprire questo luogo, questo angolo di paradiso dove ci sono tutte le caratteristiche per incontrare il Signore attraverso questo luogo santo che da 441 anni i nostri padri ci hanno lasciato, perché potessimo far rifiorire in noi, nella nostra città, nei nostri cuori, la presenza di Maria, che è la presenza sempre di una madre che viene in aiuto anche alle nostre difficoltà, viene in aiuto, ecco, anche ai nostri bisogni. E certamente la presenza di Maria qui è ancora forte, e di questo vogliamo custodirlo per il futuro e farne un tesoro per il presente. Nella mia presentazione parlavo un po' di crisi, di disagi. Lei stesso ha parlato e ha detto che questo quartiere comunque da sempre vive un po' il peso della difficoltà e della crisi. È anche vero che in questa zona si concentrano tante famiglie disagiate. Come la Chiesa cerca di aiutare appunto i problemi di queste famiglie? Sì. Da sempre è stato un quartiere disagiato, ma la crisi attuale, che sta coinvolgendo il mondo intero, ecco, coinvolge anche le piccole realtà come la nostra, quindi quelle povertà piccole si sono accentuate e ne sono nate di nuove, ecco, perché la povertà non si intende soltanto quella economica, come dicevo, ma ci sono tante altre povertà, ecco, che la crisi sta portando a incrementare e sempre di più diventare una difficoltà per il quartiere stesso e per la gente che vi abita. Noi siamo vicini alle tante famiglie in difficoltà,
innanzitutto con la vicinanza spirituale, ecco, la Chiesa presente e non soltanto come datore di un pacco spesa, ma noi siamo vicini e presenti alle difficoltà di queste famiglie e alle difficoltà che possono nascere, ecco, anche con la mancanza di lavoro, che poi la mancanza di lavoro, la povertà poi degenera in problemi familiari, in disagi familiari. Allora noi siamo vicini, ecco, come anche centro d'ascolto, nell'ascoltare le difficoltà, i problemi, e poi per il poco che possiamo fare, per il piccolo che ci è permesso, ecco, attraverso anche il banco alimentare, diamo quel piccolo aiuto. Noi serviamo come banca alimentare circa 70 famiglie in modo regolare ogni mese, e poi nascono sempre nuove difficoltà, nuovi problemi, ecco, che sempre si vanno aggiungendo a quelli stabili che sempre qui abbiamo nel nostro quartiere. La Chiesa quindi si sostituisce alle istituzioni o è un percorso che si fa parallelamente? Certamente il nostro desiderio è quello di essere compagni di viaggio anche con le istituzioni, che tante volte chiediamo aiuto ai servizi sociali del comune. La Caritas diocesana è molto presente nel nostro territorio. Ecco, non vogliamo sostituirci, perché non è questa la nostra vocazione, ma è quella di essere di aiuto, anche se tante volte, lo dico a malincuore, diventiamo l'unico soggetto che aiuta ed è vicino a queste famiglie. Nel concreto cosa chiedono, oltre alla preghiera, alla vicinanza? Sì, non chiedono grandi cose, se non cose elementari, cose semplici, dove nell'era di internet, nell'era della globalizzazione, oggi noi forse possiamo dare per scontato, e anche a Caltagirone, dove alla fine un certo benessere si vede e si nota con tutte le difficoltà della crisi del momento. Qui c'è gente che ha bisogno di un armadio, perché non ha dove mettere i propri vestiti, ha bisogno di un frigorifero, ha bisogno del pane o delle cose elementari, o in questo inizio di anno scolastico dei quaderni, delle penne, delle matite, cose che oggi sembrano impensabili. Invece è proprio i miei parrocchiani, la mia gente, ecco, che stiamo qui in questo quartiere, ha bisogno di questo. Noi ci siamo per quello che possiamo fare, ma gridiamo alla città, alle istituzioni, ecco, di essere più vicini a noi e a questo quartiere, ecco, che fa parte di questa città, di questa comunità, e credo che anche la presenza del santuario, che diventa non solo luogo di preghiera, di cultura, di culto, ma è casa di carità, luogo di carità, dove veramente l'amore di Dio, ecco, si manifesta anche nel gesto più semplice che possiamo fare, nella nostra vicinanza e nel nostro piccolissimo aiuto.